E facevano domande, quei bambini. Mille domande caotiche. E sempre in francese. La madre voleva che tutti parlassero in francese. E rispondeva loro solo in francese. Ai piccoli indiani si mescolavano ora esemplari di un po' tutti i paesi. Era davvero il laboratorio del mondo. Era l'epoca delle lezioni del mercoledì, cioè degli entretien o conversazioni, che sarebbe durata 8 anni, fino al 1958. Lei faceva scorrere per quei bambini come un'acqua di roccia, in un linguaggio semplicissimo, tutta la conoscenza occulta che un tempo si serbava con ogni cura per i colleghi iniziati. Quelle lezioni così semplici erano il più fantastico disoccultamento mai effettuato nella storia. La madre non voleva niente di occulto, voleva che tutti i segreti venissero detti, voleva che tutto fosse ben presente con la massima naturalezza e senza nessun impaccio, e che si vivesse quello che si diceva. Quelle conversazioni erano il Veda vivente. Non c'è infatti niente di più semplice della verità. La verità è trasparente come l'aria. La respiriamo ad ogni istante. È la meraviglia senza trucco e senza inganno. Ma ci vogliono molti stratagemmi per cominciare a capire. È proprio curioso. Ma allora a che serve mai la mente? Chiedevano i più razionali. Perché mai andiamo a scuola? Perché ti affanni tanto a farci studiare se la mente deve essere superata? E in realtà, quando si comincia a venir fuori dalla poltiglia mentale, come la chiamava la madre, quando la nostra mente comincia a rischiararsi un poco al di sopra e tutto intorno, fin nel minimo e sempre rinnovato dettaglio, ecco allora conoscenze che non sapevamo di avere, precisioni impensabili, distanze abolite, come se qualcuno o qualcosa si preoccupasse, davvero si preoccupasse, di farci sapere tutto quello che occorre, e nei particolari più impensati, e di farcelo conoscere non solo mentalmente, ma concretamente, nella vita, attraverso delle specie di risposte viventi, grazie a microscopiche scene banali, in cui ci viene offerto l'esempio di tutta una fetta di mondo con un sorriso un po' umoristico. Come se in questa schiarita mentale fosse la vita intera a fornirci la risposta. Tutto risponde. È una strana complicità tra noi stessi e le mille cose in cui ci si imbatte, come se tutto ciò vivesse di un'unica vita, si riconoscesse e si trasmettesse piccoli cenni. Vedi, è così, senza averne l'aria, senza far tante storie, la vita una. Quando chiedevano a Sri Aurobindo come avesse mai potuto scrivere tanti libri contemporaneamente, 5 libri o 6, rispondeva: avrei potuto scrivere 7 numeri dell'aria tutti i mesi per 70 anni, e la conoscenza che veniva dall'alto non si sarebbe affatto esaurita. È proprio così. Ci si trova sotto un diluvio di conoscenza infinita per la quale non esistono dettagli. Tutto conta, totalmente, assolutamente. E tutto.
tutto è strettamente collegato. Non esiste un pensiero là dentro, salvo quando si vogliono fare discorsi, per esempio, o se si vuole scrivere un libro. E i mille fili inafferrabili e simultanei, inafferrabili dalla mente, che cammina passo a passo, come un asino per la sua strada, vengono afferrati da un super pensiero esatto, che mette a posto con una sola occhiata tutta la scena, e ci fa attraversare una foresta vergine, fitta di milioni di rami, direttamente. E tutto è contenuto là dentro, in un ordine impensabile per la mente, con una supercoerenza traslucida, possente. Davvero, non c'è niente di quanto faccia la mente che non possa essere fatto, e fatto meglio, nell'immobilità mentale, in una calma priva di pensieri, diceva Sri Aurobindo. Ma allora, perché continuare il vecchio girotondo mentale, se questo prossimo stadio evolutivo, talmente più leggero, avrà il sopravvento? È evidente, spiegava la madre, se abbiamo uno strumento di sole 3 note e un pianoforte di 88 o magari un'orchestra di 300 suonatori, la musica forse sarà la stessa, ma l'espressione, o piuttosto la traduzione, sarà incomparabilmente più ricca. Esortava i bambini a fabbricare note, perché l'altra coscienza potesse servirsi di una tastiera completa. Ma si tratta semplicemente di una tastiera per un'altra cosa. La mente ha cominciato a cadere nella degenerazione quando si è messa a fare come Franz Liszt, incredibili arpeggi per nient'altro che un pianoforte a coda. È proprio a questo punto che la scuola del mondo nuovo, potremmo dire, ovvero la scuola della prossima evoluzione, compie un'impercettibile svolta, impercettibile per tutti, poiché lo yoga di Sri Aurobindo è lo yoga invisibile per eccellenza, invisibile come l'aria che si respira, come la verità, forse. Si può fare quello che si è abituati a fare, ma a farlo con un atteggiamento diverso. Questa semplice frase contiene un formidabile potere, se soltanto sapessimo. Un giorno, anni dopo, quando ero immersa in pieno in quel temibile yoga del corpo, che è davvero come una lotta con la morte e una battaglia contro leggi fisiologiche millenarie, la madre ci ha detto: la vera chiave di tutto il problema della trasformazione sta nell'atteggiamento giusto. 30 anni prima aveva detto la stessa cosa. Appunto, semplicissimo. Ma si tratta forse del mistero più profondo che ci sia dato di penetrare. Si fanno le stesse cose, la matematica e la box, oppure Shakespeare e lavarsi i denti, ma con un altro atteggiamento, e tale atteggiamento ha il potere di mutare le circostanze. Le circostanze restano identiche, ma i risultati sono totalmente diversi. Si può attraversare un'epidemia di influenza o una pagina di matematica o persino la strada che ci sta sotto il naso
ed ecco due mondi radicalmente diversi. In un caso si saltano anni di vita e di coscienza compressi in un attimo, e nell'altro si partecipa al girotondo dei morti e si prende l'influenza. Tutto cambia e cambiano le leggi. Sono davvero come due mondi, uno dentro l'altro, con solo una piccola differenza interna d'atteggiamento. In un caso si resta sintonizzati con la vecchia vita come al solito, nell'altro ci si sintonizza con qualcosa, con la prossima coscienza, la prossima vita, la prossima scoperta evolutiva, con quel qualcosa di incomprensibile che sarà il nostro stadio post-umano e che bisogna costruire, poiché non cadrà certo dal cielo. Costruirlo vuol dire chiamarlo. È come un incantesimo dell'avvenire. E questo richiamo lo obbliga a essere. Si potrebbe persino dire che lo faccia nascere sotto i nostri occhi, come una calamita che attiri d'ogni dove l'occasione di compiere questo progresso. Una calamita per captare il prossimo modo di essere sulla terra. Diceva tempo fa, tanto, tanto tempo fa, dicevano ai candidati: adesso preparatevi perché dovrete passare attraverso prove tremende. Verrete chiusi dentro una bara, dovrete far fronte a pericoli terribili, ma sono prove per vedere se avete requisiti. Adesso non si seguono più metodi simili, è la vita stessa, le circostanze d'ogni giorno a costituire le prove attraverso cui dovete passare. Ci troviamo infatti nella prova evolutiva. La mente è soltanto una zona immobile di trasmissione. E in questo silenzio, dietro a ogni cosa e dovunque, in ogni gesto, in ogni incontro, portiamo con noi questa specie d'antenna orientata verso che cosa? Verso il futuro, verso la cosa. Dobbiamo diventare quella cosa, dobbiamo tirar fuori quella cosa dal nostro corpo, come un giorno la scimmia ha tirato fuori un uomo. Ma se il primate superiore si fosse sentito dire: sai, bisogna sedersi 5 minuti sotto un albero a non guardare niente o a guardare semplicemente il germoglio che esce, quel primate avrebbe trovato la cosa stupidamente inutile. Non avrebbe capito niente sulla differenza d'atteggiamento. Madre, chiedeva un bambino piuttosto riflessivo, quando la mente è scesa nell'atmosfera terrestre, la scimmia non è che avesse fatto sforzi per convertirsi in uomo, è stata la natura a compiere lo sforzo, mentre adesso... E la madre gli aveva risposto a caldo: ma non sarà certo l'uomo a convertirsi in sovrauomo. Ah no? Aveva reagito il bambino spalancando la bocca. Provaci un po', gli aveva detto la madre tra le risa degli astanti. Sarà quella cosa, sì, sarà quel qualcosa d'altro a compiere il lavoro, solo che adesso l'uomo può collaborare, vale a dire che può prestarsi a questo processo con buona volontà, con aspirazione, può fare del suo meglio per dare una mano. Perciò
ho detto che le cose andranno più svelte. Almeno spero che vadano molto più svelte. Si era nel 1956. Non sarà la mente a costruire ciò che la supererà, è evidente, così come non è stato certo tra le scimmie un muscolo detto trapezio a fare l'uomo mentale. Ma gli sbagli delle scimmie a volte preparavano la riflessione di un uomo. Il ramo su cui non si riesce a balzare è, nel caso dell'uomo, quel supporto mentale chiamato di continuo a sostenere il minimo gesto, la minima circostanza. Tutto è un ramo continuo. Quando si lascia il ramo mentale, ecco spalancarsi il vuoto, l'abisso, un nulla che incute un grande timore e in cui forse si ha paura di perdere, appunto, il ben dell'intelletto. Ma è proprio il vuoto a chiamare l'altra cosa. E perché l'altra cosa possa farsi strada, bisogna prima aver fatto piazza pulita. Ci si accorge allora, meravigliati e un po' divertiti, e poi ancora con un sempre crescente stupore, che la cosa risponde, risponde da tutte le parti, si mette a formicolare dovunque, sotto i nostri passi, sotto i nostri occhi, negli incontri, nei gesti, si mette ad affluire da ogni dove. È qualcosa di inatteso, di imprevedibile, qualcosa cui si potrebbe passare accanto senza accorgersene e che poi invece acquista un significato, perché tutto ha un significato, come se davvero l'altra vita non aspettasse altro che ci sbarazzassimo di quella vecchia per venire a galla. È proprio così, diceva la madre, sarà qualcosa d'altro a compiere il lavoro. Non c'è bisogno di fare il sovrauomo, bisogna solo lasciarlo fare. Commettiamo sempre lo stesso errore. Cresciamo infatti in un mondo in cui tutto esiste già. È l'avvenire che spinge i nostri passi, l'avvenire sotto i nostri passi, secondo l'atteggiamento, secondo la vecchia abitudine di vedere o quella nuova, secondo la vecchia abitudine di essere o quella non abituale. Sono i millenni di abitudine che velano un sempre qui raggiante. Arriva un momento in cui bisogna rompere la gabbia evolutiva che ha formato, plasmato, ritagliato tutti questi piccoli io dimentichi e separati, necessariamente separati perché prendano coscienza di se stessi, per poter prendere coscienza della grande coscienza e per riprodurre la coscienza totale in un punto. Ora ci troviamo in quel momento. L'uomo può collaborare. Stiamo attraversando un'Amazzonia sempre esistita per accorgerci alla fine che è proprio l'Amazzonia. Allora lo sguardo compie la virata. Tutto è uguale e tutto è chiaro. Il mondo intero si trova nella stessa foresta incantata e così pure il bruco. Bisogna forse che tutti s'accorgano della meraviglia perché essa sia un formidabile cambiamento di sguardo, un'altra maniera di stare al mondo, in questo stesso mondo. Non sarà magari questo il sovrauomo?